adesso me lo ricordo, mi hai fatto ricordare. Per me è stato molto emozionante perché mia mamma mi ha sempre portato a vedere tutte le partite, ovunque è sempre andato mio papà. E per me è un'emozione molto grande poter avere quella foto che ieri me l'ha fatta vedere mia mamma. È stato molto emozionante perché per me esserci in un posto come questo è qualcosa di unico. Ci racconti l'emozione dell'abbraccio virtuale con i tifosi nel settore ospite e quante volte pensi di baciare ancora il tuo tatuaggio quest'anno? Spero tantissime volte, però sempre con la volontà di poter dare tutto per il gruppo. E sarà così tutto l'obiettivo del mio campionato e continua a esserlo. Poi quello che succederà sempre si dirà ogni giorno. Giovanni, ancora un gol. Ti volevo chiedere, sei qui da un mese e mezzo, ma sembra che praticamente sei integrato in questa squadra in maniera incredibile. Cioè, ti aspettavi di essere già così determinante, già così parte di questo gruppo, si può dire, estremamente vincente? Beh, siamo in un momento molto bello, quindi quando uno vince, quando c'è un buon ambiente, è sempre più facile trovare il posto, la situazione per essere a disposizione. È facile trovarsi bene con un gruppo come questo, perché al di là come voi vedete dentro il campo, noi dentro a porte chiuse siamo un gruppo bellissimo, perché tutti andiamo sulla stessa strada. Mi piace tanto perché nessuno gli piace essere di più che l'altro, siamo tutti uguali e questo è l'umiltà del gruppo. Eri entrato da poco, ci puoi raccontare il movimento sul gol? Perché eri entrato a freddo, il compagno ti ha cercato, ti sei infilato benissimo. Non lo so, non ho pensato, io sono andato a attaccare il pallone. Vado con quella grinta, con quella voglia di voler segnare e mi ha portato a farlo. Quale l'hai sentito che ha perso 2-0? No, però ho visto il risultato, mi sono dispiaciuto per lui, però so che manca tantissimo, quindi spero che vada bene. Grazie. Grazie.